la Danias Spettacoli l'ha portato al Palace Avelli di Porto San Giorgio. Ad attenderlo c'erano più di 3.500 spettatori. Signore e signori, Massimo Ranieri. Canto perché non so nuotare da 40 anni. È questo lo spettacolo che Massimo Ranieri porta in giro per l'Italia, mandando in visibilio il pubblico che lo ama e lo segue da sempre. Circa 3.500 i biglietti staccati per la data sangiorgese di sabato scorso. Abituato ad esibirsi nei maggiori teatri italiani ed europei, Ranieri stavolta sceglie i palazzetti e allora vuole che tutto sia perfetto. La struttura del palco e l'imponente scenografia necessitano una grande preparazione e un rodato gioco di squadra. Per questo show, a base di canzoni e racconti di vita, Ranieri porta con sé un intero corpo di ballo e un'orchestra completamente composta da donne, con cui lavora dopo la bella esperienza della trasmissione TV Tutte donne tranne me. Ranieri intona senza sosta i suoi più grandi successi, cui affianca rivisitazioni delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, tra queste da segnalare l'intensa e appassionata esecuzione di Alta Marea di Antonello Venditti. Ranieri poi spiega anche lo strano titolo dello spettacolo. Quando era ragazzino, i suoi amici, sotto le terrazze dei lussuosi ristoranti napoletani, lo costringevano a cantare per farsi tirare qualche monetina dai turisti, sotto la minaccia di buttarlo in acqua. Ranieri prosegue senza sosta fino in fondo, con una voce forte, precisa e penetrante, e la grande capacità di teatrante che lo caratterizza da sempre. Il segreto della sua ottima forma fisica? Banane, pane fresco e parmigiano e, perché no, anche qualche dolce. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare a quella donna che dormiva sul mio cuore ed il suo viso non riesce a ricordare, però non scordo quello. Per te è un piacere, è diventato ormai una forma.